Radio Radicale, siamo con Carlo Calenda del Partito Democratico per parlare delle valutazioni che farà domani la Commissione Europea. Volevo sapere se lei si aspetta il peggio oppure se ritiene che la Commissione Europea si atterrà un po' alla tendenza delle agenzie di rating che hanno ribadito un po' le valutazioni fatte sull'economia italiana. Secondo me la Commissione Europea farà delle valutazioni leggermente peggiori di quelle del governo italiano, sospenderà, come è normale, il giudizio fino a giugno e l'eventuale procedura di infrazione, e poi inevitabilmente tra settembre e ottobre scatterà la procedura di infrazione, a meno di non fare una manovra gigantesca che distruggerebbe l'economia italiana. Quindi siamo un grosso problema, perché o facciamo una manovra enorme e ci facciamo male nell'economia reale, o non la facciamo e facciamo saltare per aria i conti pubblici. Quindi lei prevede un autunno caldo, una battaglia d'autunno? Sì, io prevedo un autunno molto pericoloso più che caldo. Allora, secondo lei che cosa succederà mercoledì col Consiglio dei Ministri? Ritiene che tutto si trasformerà in una contropartita che chiederà Salvini sul caso Siri? Ma sì, ma io penso che queste cose sono tutte armi di distrazione di massa. Io penso che la cosa vera è che Salvini, per come si è comportato in questa vicenda della sparatoria di Napoli, per le cose che ha detto, si sparassero tra di loro, dovrebbe dimettersi. Questo è il problema vero. Altro che Siri, che non contava niente, non conta niente manco adesso. È preoccupato per, diciamo, la lentezza dei provvedimenti che attendono il Parlamento, come il decreto sviluppo, dove mi sembra sia il governo giallo-verde ha copiato alcune cose, sì, del Partito Democratico. E che cosa? Ha reinserito dentro il superammortamento, che era un pezzo del mio piano impresa 4.0 che avevano cancellato. Bene che lo abbiano reinserito, sempre molto depotenziato, però più di quello non c'è, c'è solo quello. Sì, pensa che l'impronta della prossima Commissione Europea sarà come quella di Juncker, che assisteremo a una parziale crescita dei partiti sovranisti? No, secondo me sarà molto più dura di quella di Juncker. Se i partiti sovranisti crescono, gli altri partiti che faranno il governo europeo, alla fine soprattutto i paesi che faranno un governo europeo, proprio sotto la spinta dei sovranisti saranno molto più rigidi. Un'ultima questione, come giudica i sondaggi che sono stati fatti fino a ieri, che danno ancora la tenuta di questa maggioranza giallo-verde? Come interpreta l'opinione pubblica italiana? Beh, noi sappiamo che c'è il 60% degli italiani che giudica negativamente l'operato del governo, ma quelli che vogliono andare a votare, circa il 50, il 55, voteranno per i partiti di governo. Ora, questo è un problema, perché vuol dire che ci sono tanti italiani che non condividono l'operato del governo, ma non vanno a votare. Allora, sta a noi come opposizione convincerli, ma sta anche a loro convincersi che l'Italia corre un grosso rischio. Bene, la ringrazio, grazie a Carlo Calenda. Grazie.